Sì, grazie a te Francesco, e ovviamente saluto te per salutare tutti e darvi un benvenuto a Serino. Quindi l'associazione Info Irpini ha scelto per questo percorso una località suggestiva, perché ecco, il titolo dei vostri percorsi credo si addice anche al posto in cui siete, in cui trascorrerete questa giornata. Ringrazio ovviamente... Si sente? No. Stavo dicendo, il titolo dei vostri percorsi si addice anche al posto in cui siete oggi a Serino, perché siete a contatto con il verde in una bellissima struttura, poi vedrete tante bellezze che ci sono. Ringrazio anche i proprietari per la squisitezza con cui accolgono le persone, quindi la cordialità che danno, che è importante in un momento anche, come diceva Francesco, complicato. Veniamo da un periodo dove i rapporti umani sono mancati tanto, e quindi adesso ci approcciamo a questo nuovo inizio proprio per tentare, ecco, di recuperare quello che oggi è importante, il rapporto umano, anche il rapporto con la natura e con le bellezze che abbiamo in Irpinia. Noi queste cose in questi anni stiamo cercando di valorizzarle. Vi do soltanto una piccola informazione: stiamo collegando anche i nostri innumerevoli percorsi naturalistici ad un centro ambientale che sarà un fiore all'occhiello per il sud Italia, che stiamo costruendo giù a Serino. Sarà sede di educazione ambientale per tutti i giovani delle scuole, e questo sarà collegato, la parte teorica verrà fatta lì e la parte pratica verrà fatta qui sul Monte Termini, e quindi in questi percorsi. È un progetto ambizioso, ma questo per valorizzare ancora di più la nostra terra, la nostra Irpinia e Serino, e per far sì che ci sia ancora una maggiore accoglienza. Grazie ancora per aver scelto, diciamo, la nostra località. Vi auguro di trascorrere una bellissima giornata a contatto con la natura. Vi lascerò dopo al professore Ottaviano, che sarà la vostra, Ottavio De Biasio sarà la vostra guida, il vostro cicerone, e scoprirete veramente tante bellezze che ci sono e che abbiamo. Grazie a tutti ancora per aver scelto Serino.